Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo ripreso l'argomento angeli e demoni, andando a sviscerare meglio i primi due angeli dei sette arcangeli, andando a remakeare praticamente un video che li conteneva tutti insieme, dicendo meno della metà di quello che si potrebbe dire se fai un video su meno della metà di quello che si potrebbe dire. Sì, però in un recente sondaggio avete chiesto la par condicio e quindi oggi non parliamo di angeli ma parliamo di demoni e ripartiamo con la classificazione Beansfield, ovvero quella classificazione che divide i sette capi supremi dell'inferno a seconda dei sette peccati capitali e cominciamo dalla lussuria, così abbiamo dei bei argomenti porcelloni vietati su YouTube. Non è vero mai, perché sto demone fa un sacco di cose divertenti e molto poco... Oggi parliamo dell'arcidemone della lussuria, Asmodeo. Ci sarà da divertirsi un sacco in questo video. Banda alle ciance e sigla. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo che ho scritto due libri, Il destino di Loki e Il dovere di Ade. Trovate i link in descrizione per recuperarli su Amazon in formato cartaceo e in formato Kindle. Trovate il link per tutte quante le mie pagine social, per tutte le pagine in cui contribuire economicamente al canale, tipo Patreon o abbonandovi al canale per esempio. Trovate anche i link per lo store delle magliette del canale e per lo store di Pampling. Codice sconto GRIVIT per avere il 20% di cashback e un paio di calzi in omaggio su ogni vostro acquisto che farete in questo sito di magliette, scarpe, felpe con grafica a tema nerd, contribuendo ovviamente anche al canale con buoni sconto che utilizzerò per libri per il canale sostanzialmente. Detto questo ragazzi, potete anche trovarci su Iride, Mondi in Contatto, pagina di servizi su commissione come racconti, illustrazioni e gestione delle pagine social. Su richiesta potete trovarci lì, a me, ad Pumpkin Queen, al team di esperti. Vi aspettiamo, mi raccomando. Bene, fatto il momento spottone, cominciamo seriamente a parlare di questo demone, Asmodeo, la cui origine puramente antropologica ci farà parlare parecchio. Perché dico così? Perché di Asmodeo possiamo decisamente fare subito una descrizione sommaria. È uno dei demoni più famosi e anche più presenti nelle scritture anche canoniche o più o meno tali nelle religioni abramitiche. E possiamo descriverlo banalmente come questo demone mostruoso con tre teste, le ali da drago, il fiato ardente, coda di serpente, zampe delle volte di bestia, delle volte sono palmate, squame, scaglie, eccetera eccetera. È il demone della rabbia, della violenza, ma soprattutto della tentazione e della lussuria, con il compito precipuo di insidiare le coppie, soprattutto le giovani donne, e spingere gli esseri umani a fare cosacce o a non stringere regolari matrimoni. A seconda. Il problema è che Asmodeo, conosciuto anche come Asmodei o Asmodai, è un demone così tanto nominato perché la sua origine antropologica è particolarmente antica e al popolo ebraico, quando gli è stata paventata l'ipotesi di questa origine particolarmente antica che andava oltre per l'appunto la tradizione ebraica, sta spiegazione fino a pochissimi anni fa puzzava tantissimo. Gli antichi interpreti delle sacre scritture, infatti, denunciavano apertamente chiunque azzardasse anche solo l'ipotesi che il demone Asmodeo, lo spirito Asmodeo, avesse un qualcosa a che fare con vicine credenze religiose, quindi con vicini racconti mitologici. E ostinatamente diceva che l'origine etimologica del nome Asmodai, Asmodai, venisse da Shamad, che è un termine ebraico che significa distruggere. Solo nell'ultimo secolo circa abbiamo finalmente l'apertura degli esegeti ebrei circa il fatto che tutti gli altri studiosi di mitologia, antropologia e cultura hanno capito che Asmodeo deriva da Esmadeva. C'era tutto il mondo attorno che urlava agli studiosi: guardate che questo coso è di origini zoroastriane. E solo 100 anni fa hanno ceduto. Meno di 100 anni fa.
Senza scendere troppo nei dettagli, Eshma, conosciuto anche come Eshma Deva, che in realtà significherebbe Eshma Dei Deva, è uno dei sette spiriti negativi che fanno da contraltare ai sette Amesha Spenta, le sette manifestazioni ovviamente positive di Ahura Mazda nello zoroastrismo. Eshma Deva è probabilmente a capo dei sette spiriti negativi al servizio invece di Angra Mainyu, il grande male nello zoroastrismo, ed è conosciuto come Eshma Deva perché i Deva, al contrario che nel mito indù, sono gli spiriti malvagi nello zoroastrismo. E Eshma è la personificazione dell'ingiustizia, della rabbia, della violenza, della distruzione. E per quanto abbia un qualche collegamento con la corruzione del giusto, del fedele, non ha propriamente un collegamento anche con la lussuria. Però è indubbio, viste anche le origini e i contatti che sono avvenuti in quel delle regioni persiane, tra molto virgolette, tra la comunità zoroastriana e la comunità ebraica, che la derivazione di alcuni concetti, tra cui anche la derivazione di questo demone Asmodeo, sia ovvia e provenga da Eshma Deva. Non è il suo nome vero, perché si chiama solo Eshma questa creatura, però è diffuso il chiamarlo Eshma Deva, e probabilmente da Eshma Deva si è arrivati a Eshmedai, Asmodai e quindi Asmodeo. Ma in realtà anche dal punto di vista delle prime apparizioni di questo spirito nella cultura ebraica, specie nel Talmud, non vediamo una connotazione così tanto associata alla lussuria, e probabilmente questo dominio del demone, come lo conosciamo noi oggi, sulla lussuria e i piaceri della carne, arriva dalla fusione fra la figura di Asmodeo, derivata a sua volta probabilmente da Eshma Deva, con un altro demone della regione medio orientale, Azi, un demone del mazdaismo, dello zoroastrismo, che ha proprio il compito di suscitare il piacere carnale. Poi vabbè, ci sono delle discussioni che vedono nel nome Eshma la derivazione dalla radice Ish, che significa semplicemente desiderare troppo, volere, quindi anche desiderare sotto il punto di vista puramente sessuale. Come succede in altre culture, per esempio anche in Giappone, dove si nega l'origine cinese di alcune figure mitologiche che i giapponesi ritengono prettamente autoctone, anche qui abbiamo un caso in cui la popolazione ebraica ha espresso disagio nell'ammettere che probabilmente ci fosse una derivazione di origine zoroastriana di questa figura comunque negativa in ogni caso. Tant'è che nei vari nomi del demone Asmodeo, fra Asmodai, Asmodia, Osmodeus, Osmodai, Ashmedai, Ammadai, troviamo anche il nome Shamdon o Shidonai, e in alcune versioni questo nome diventa una figura autonoma da Asmodeo, anzi Shamdon diventa in alcune versioni molto apocrife il padre di Asmodeo. Ma ci torniamo tra un po' sul papà di Asmodeo, perché prima di parlare di genitori di Asmodeo e di rivelazioni circa la sua provenienza, che possiamo trovare in fonti più o meno canoniche nei testi ebraici, ovviamente quelli venuti un pochettino prima dal punto di vista storico banalmente, dobbiamo passare da un testo che viene chiamato deuterocanonico, ovvero quel canone di testi che vengono accettati da alcune parti della Chiesa cristiana, tra cui la Chiesa cattolica per l'appunto, ma che viene rifiutato dalla Bibbia canonica dell'ebraismo e del protestantesimo, per esempio. Parliamo del libro di Tobia, dove paradossalmente appaiono due figure popolarissime nel folklore abramitico e che però sono molto poco canoniche, l'arcangelo Raffaele e per l'appunto Asmodeo. Motivo per cui settimana prossima uscirà il video sull'arcangelo Raffaele, spoiler. Nel libro di Tobia troviamo la storia per l'appunto di Tobia, figlio di Tobi, delle volte il papà si chiama Tobia e il figlio si chiama Tobiolo, a seconda delle vulgate, che viene inviato dall'anziano padre, un ebreo che vive in esilio dopo la conquista degli Assiri, a riscuotere un debito in Media. Nel viaggio, stranamente, Tobia verrà accompagnato da un viaggiatore, un viandante, che si presenterà come Azaria e che in realtà è l'arcangelo Raffaele. In Media, Tobia conoscerà una bellissima ragazza, Sara. È una bellissima ragazza, molto bella, molto giusta, tutto perfetto, tranne che è stata vedova per tipo 7 volte. Praticamente ogni volta che si è sposata sta povera ragazza, neanche troppo grande in realtà, era giovanissima ancora, appena si sposava vedeva il suo marito morire malissimo. Questo perché?
Perché portava sfiga, come dicevano tutti quanti i suoi compaesani? Assolutamente no. Questo perché un demone, Asmodeo, per l'appunto, era innamorato di lei, più che altro, se la voleva bomba. La ragazza era così disperata e aveva l'onore così colpito da questa nomea di portare Iella che desiderava di morire e pregava Dio ogni giorno di morire. Dio a quel punto, rattristito e sapendo quale destino attendesse la ragazza, invia per l'appunto Raffaele sotto le mentite spoglie di Azzaria a guidare lì il giovane Tobia in modo che la sposasse, così come era scritto nel grande piano di Dio. Erano destinate a diventare marito e moglie, ma Tobia doveva anche affrontare le maledizioni di Asmodeo, che attivamente, appena la ragazza si sposava, si impegnava, cambiando forma o castando maledizioni, a ucciderne lo sposo. Tobia e Sara ovviamente si innamorano a prima vista e si vogliono sposare, ma Sara non vorrebbe e Tobia un pochettino di strizza ce l'ha. A quel punto Azzaria, rivelandosi per quello che è, dice al ragazzo di fare come gli viene ordinato. Raffaele procura a Tobia un pesce prodigioso, probabilmente un pesce gatto, e gli ordina di cuocere il cuore e il fegato di questo pesce su una pietra e sul fuoco, ovviamente, in modo che emettesse tanto fumo. Il fumo, infatti, pareva essere l'unico modo per allontanare di forza il demone Asmodeo e anche a farlo uscire allo scoperto, cosa che avviene, ed è a quel punto che l'arcangelo Raffaele lo prende per i capelli, squame, coda, quello che è, lo trascina di forza in Egitto, lo malmena con tutta la forza che ha e lo lascia più morto che vivo in terra d'Egitto. Asmodeo quindi viene vincolato a quella terra e lì dovrà rimanere sotto il controllo, tra l'altro, dell'arcangelo Raffaele. Tobia continuerà la sua storia nel libro di Tobia e comunque avrà sua moglie e non morirà per le macchinazioni di Asmodeo, che non permetteva a nessun uomo di toccare la donna a cui lui si voleva avvicinare, che lui voleva corrompere, nonostante fosse giusta, santa, ma era bellissima e se la voleva quagliar. Perché è importante ricordare, prima delle storie più canoniche ebraiche, queste che sono canoniche più per il cristianesimo? Perché è in Egitto che ritroviamo Asmodeo nelle storie più o meno canoniche dell'ebraismo. Negli scritti canonici, infatti, Asmodeo compare come un demone a servizio del re Salomone. Per chi non lo sapesse, il re Salomone, figlio del re Davide, era un re giusto e saggio che si incaricò di costruire il Tempio di Gerusalemme. E per fare questo, stando alle scritture canoniche che non scendono troppo nei dettagli, ebbe potestà da Dio di controllare un'armata di demoni che facessero il lavoro pesante al posto degli esseri umani. E tra questi demoni, delle volte a capo di questi demoni, c'è per l'appunto Asmodeo. Re Salomone poteva fare questo tramite il sigillo di Salomone, una pietra con su inciso il nome di Dio e altri simboli magici, chiamiamoli così, o un anello con su inciso il sigillo di Dio, di cui ho parlato in un vecchissimo video di armi mitologiche, che funzionava sostanzialmente come una Pokéball. Tu lanciavi questo sigillo contro un demone, marchiato con il sigillo che c'era sull'anello o sulla pietra, il demone era costretto, in nome di Dio, ad ubbidire a Salomone. Non sappiamo canonicamente tanti altri dettagli su come abbia funzionato la servitù di Asmodeo al servizio di Salomone, ma abbiamo tanti dettagli molto interessanti sui testi più o meno canonici e più o meno apocrifi dell'ebraismo. Nel Testamento di Salomone, infatti, veniamo a sapere come effettivamente Salomone abbia soggiogato il demone Asmodeo. Armato del suo sigillo, ha trovato o ha evocato il demone Asmodeo, che gli appare, cito testualmente, come una creatura terribile con tre teste, una di toro, una di uomo e una di ariete. Aveva anche una coda di serpente, le zampe palmate e il fiato ardente. Cavalcava un drago e portava con sé una lancia e uno stendardo. Era il primo e il più temuto di tutti quanti i demoni sotto il comando di Amaimon, uno dei quattro re dei punti cardinali.
In questa occasione Re Salomone interroga i demoni che ha evocato ed Asmodeo ha delle risposte abbastanza precise su quale sia la sua funzione. Infatti Asmodeo non si limita nei dettagli e dice chiaramente che lui esiste solo per tentare gli uomini. Nello specifico lui cospira contro le proprie disposini portando gli uomini a guizzi di folle desiderio tanto da usare violenza contro le donne oppure rompere la castità o comunque il legame di fedeltà che c'è nel matrimonio, che ci dovrebbe essere nel matrimonio. La cosa interessante è che il piano poi è ancora un pochettino più lungo, perché Asmodeo dice chiaramente: io faccio in modo che gli uomini lasciano le proprie mogli per andare dietro ad altre donne, questo perché alla fine e alla lunga la gente si ammazza per questo, io voglio vedere il sangue. Bello. E in questa occasione Asmodeo rivela anche come lui sia vincolato alle terre dell'Alto Egitto perché a causa del fumo di uno strano pesce lui si sia ritrovato a essere corcato di botte dall'arcangelo Raffaele, cosa che va a confermare quello che avviene nel testo del libro di Tobia. Oltre a questo lui dice che nei cieli lui ha un ruolo di rilievo, la sua costellazione, dice, è particolarmente alta, viene chiamato Grande Orso o anche Prole del Drago, questo perché lui ha come padre un angelo caduto che ha giaciuto con una mortale e ha generato lui. E dice al re Salomone di stare attento alla tracotanza che utilizzerà nell'utilizzare, scusate la ripetizione, i suoi servigi per costruire il tempio, perché Asmodeo gli dice chiaro e tondo: il tuo regno finirà in rovina e tutto quello che possiedi prima o poi brucerà, e non troppo tardi nel tempo, quindi preparati e non stuzzicarmi troppo. Ed è per questo che Salomone, finito di costruire il tempio, rilascerà praticamente il suo dominio sui demoni, abbandonando il sigillo di Salomone, proprio perché non vuole abusare di quel potere, un po' per non contrariare Dio, un po' perché rimane toccato alle parole del demone. Ed è in questa occasione e in questa versione del mito che forse noi possiamo legare Asmodeo a un padre angelico caduto, magari uno dei Grigori, gli angeli che dovevano guidare il mondo e che poi invece hanno passato il tempo a concupire le figlie di Eva. E nello specifico possiamo parlare di Asmodeo come figlio di Shemdon e di Nahama, una discendente di Caino, sorella di Tubal Caino, discendente di Caino e probabilmente primo grande metallurgo della storia dell'umanità nella Bibbia, che è famosa per essere una gran bellezza ma anche per aver giaciuto con diversi demoni. Questa è più o meno la versione più canonica che possiamo trovare della storia, che sia un pochettino più approfondita. Poi arrivano le storie comiche, in cui Asmodeo, per quanto mostruoso e demoniaco, si mostra come quasi fosse un satiro, è ridanciano, allegro, grottesco delle volte. E questa storia l'abbiamo nella storia di Re Salomone e Asmodeo, che ci riferiscono i testi aggadici. Nell'Aggada, infatti, ci viene riferito come Re Salomone non potesse costruire il Tempio di Salomone, per quello che diventerà poi noto come Tempio di Salomone, il Tempio di Gerusalemme, perché le pietre di questo posto non potevano essere lavorate per editto divino con degli strumenti di ferro. Ovviamente non potevi costruire un tempio così grande senza degli utensili di ferro. E allora i vecchi rabbini più saggi e più giusti riferiscono dell'esistenza a Re Salomone di un verme capace con la sua sola azione di tagliare la pietra. Il verme, conosciuto con il nome di Shamir, non si sa più che fine abbia fatto e forse solo alcuni demoni potrebbero ricordarselo. E i rabbini fanno il nome di Asmodeo, grande e potente fra i demoni, vincolato in terre d'Egitto per opera di un angelo, quindi si ritorna alla storia del libro di Tobia, che potrebbe saperne qualcosa. A quel punto Re Salomone arma del suo sigillo un rabbino, ovvero Benaia, figlio di Geoiada, che bei nomi, tutti utili per la mia balbuzie, che si reca in terra d'Egitto, lancia il sigillo contro Asmodeo e lo cattura, lo soggioga e se lo porta indietro in viaggio verso le terre di Israele.
Nel viaggio Asmodeo comincia a fare il pagliaccio, incomincia a piangere da un matrimonio perché poi dirà dopo: ho visto che moriranno entro un mese, quindi mi sono messo a piangere, così già partono preoccupati che loro finiranno male. Vede una vecchia farsi male perché gli si fa male una gamba e lui si mette a deriderla spezzandosi le sue gambe, ridendo e piangendo e perculandola lì per terra. E quando verrà condotto al palazzo del re Salomone, il rabbino dirà a Salomone: vedi che questo è completamente fuori di cervello. Lo faranno attendere dai 3 ai 7 giorni prima di vedere il re, facendolo ovviamente arrabbiare perché come osano questi mortali non presentarmi subito davanti al re. E a quel punto Salomone, con tutta la calma del mondo, gli chiede: 1. Perché sei pazzo? 2. Dimmi dove sta sto verme del cavolo. Asmodeo risponde che è pazzo perché il suo ruolo è quello di insultare e portare le persone ad arrabbiarsi o a tradire i propri voti in modo che si corrompano, bla bla bla. E Asmodeo dice: tu vuoi solo veramente vuoi solo sapere dove sta sto verme? Salomone risponde: sì. E Asmodeo dice dove stanno questi vermi particolari che mangiano la pietra e che penso abbiano ispirato i vermetti che si trovano nelle pietre in Minecraft. E la costruzione del tempio continua anche aiutati dalla legione di 72 demoni di Asmodeo, che rimane al servizio del re Salomone per diversi anni. Però, capito, a parte le sue sembianze spaventose, che rimangono sempre quelle, tizio con 3 teste, drago, coda, ali, zampe palmate, Asmodeo è simpatico, in un modo grottesco, ma è simpatico. E un giorno re Salomone gli dice: perdonami, ma perché io dovrei avere paura di te? Asmodeo giustamente gli risponde: sei bravo a parlare con un anello che mi tiene a bacchetta, dammi l'anello e ti faccio vedere di cosa sono veramente capace. Probabilmente Salomone, preso un po' dalla boria, gli dà l'anello e Asmodeo si rivela, mostra il suo vero aspetto. Questa creatura mostruosa e angelica allo stesso tempo, gigantesco, ciclopica, la cui ala può toccare direttamente il cielo e la terra contemporaneamente, che prende Salomone e di forza lo lancia via 500 leghe! D'improvviso, di botto, senza senso. E per i successivi 3 anni il re Salomone, sopravvissuto miracolosamente a questo folle volo, viaggerà per ritornare a casa, dove troverà re Salomone sul trono. Solo che quel re Salomone sul trono è Asmodeo, che si è trasformato in lui. Ha governato anche piuttosto bene Asmodeo. Però uno ha incominciato a scopare come un coniglio, quindi la gente ha pensato: gli è salita la botta a Salomone, all'improvviso vuole farsi tutte le donne del mondo. E due, non ha più mostrato le gambe. Porta dei gonnelloni lunghissimi che lo coprono fino ai piedi. Salomone arriva davanti ai rabbini, tutto scarmigliato, sporco, gli prende un pochettino a parola e dice: ma l'avete visto le gambe? Non è che per caso c'ha le gambe di gallina con i piedi palmati come ce le aveva nella forma di prima? I rabbini hanno detto: no, vanno da Asmodeo, anzi Salomone va dal suo clone, che spaventato dice: che diavolo ci fai tu qui? Gli alzano la gonnella, vedono le zampe da demone, Asmodeo furibondo scappa via. Oppure, in un'altra versione, Salomone ha un secondo sigillo fornitogli da Dio, che lancia contro Asmodeo, solo che stavolta non lo lascia libero di servirlo, ma approfitta di questa sua sopraffazione per rinchiudere il demone in una roccia e lanciarla nel mare, perché precedentemente Asmodeo aveva rivelato che non solo il fumo del pesce portentoso di Raffaele lo aveva vincolato, ma anche le acque del mare gli danno fastidio, e quindi gettano questa roccia in mare in modo da aver sigillato Asmodeo. Da allora in poi re Salomone porta una cavigliera con su scritto il nome segreto di Dio e ha sempre le gambe scoperte, in modo che la gente sappia che non è un demone. Solo che da allora in poi teme il ritorno di Asmodeo e dorme con attorno al letto 60 uomini armati. Da qui in poi la figura di questo demone è abbastanza definita, ci sono giusto dei piccoli cambiamenti. In alcune versioni cabalistiche è il figlio del re Davide unitosi illecitamente con una demonessa. In altre versioni del mito invece egli è servitore di Samael ed è sposato con Lilith. In altre versioni ancora è sposato con Lilith, ma con una versione giovane o minore o inferiore di Lilith, poiché la Lilith originale è sposa di Samael. E a quanto pare nelle credenze cabalistiche Asmodeo può seminare morte e distruzione, ma solo di lunedì. Ecco perché un giorno di m***a
lunedì. Nella cristianità Asmodeo straordinariamente rimane molto attiva come figura, proprio dal punto di vista della mitologia, nonostante nel cristianesimo si tenda a eliminare i nomi di angeli e demoni, perché i demoni non devono essere ricordati e gli angeli non devono essere adorati, un discorso che faccio praticamente in ogni video di questa playlist. Però vi basti sapere che Gregorio Magno pare abbia scritto di Asmodeo dicendo che lui appartenesse all'ordine dei troni, però dal punto di vista demoniaco, quindi nasce come un angelo della categoria troni, gli Ofanim, però crolla via e diventa un demone che apparteneva ai troni. Questa cosa è interessante perché delle volte l'arcangelo Raffaele, che è il suo diretto avversario in queste storie, spesso è ritenuto e viene scritto essere principe degli Ofanim. Non si sa se si intenda per Ofanim solo gli angeli o proprio i troni come categoria angelica, però è bello vedere questo dettaglio, vedere come i due siano uno la faccia della stessa medaglia, quindi sono due simili ma opposti. Però, per esempio, in fonti un po' meno sacre, quindi un po' più mitologiche dal punto di vista proprio del raccontino, questo demone rimane molto legato alla lussuria, ma anche al carattere più giocoso che mostra nelle storie apocrife ebraiche. Viene infatti chiamato principe della lussuria nell'opera del XVI secolo Friar Rush. Il monaco benedettino francese Augustin Calmet lo paragona il suo nome a quello di un bel vestito. Nel 1409 il manoscritto Lollard intitolato Lanterna di Luce associa Asmodeo per l'appunto al peccato capitale della lussuria. E nel XVI secolo il demonologo olandese Johan Weyer descrive Asmodeo come il banchiere, anzi meglio il banco, nel casinò dell'inferno. Voi capite perché io non ho fatto un video in cui elenco tutte le categorizzazioni dei demoni in ogni tradizione? Il banco nel casinò infernale. E Ask di Asbinotel, mi stai dicendo che... Perché? Nel Paradiso Perduto di Milton, che tecnicamente rimane comunque mitologia del ramo abramitico, cristiana per l'appunto, c'è un punto in cui il diavolo si paragona ad Asmodeo. Tanto quanto Asmodeo lavora per corrompere le donne per desiderio di possederne una di quando in quando, vediamo il diavolo, Satana, tentare Eva perché in fondo la desidera carnalmente, quindi rovina il genere umano e viene esiliato per questo, esattamente come Asmodeo che viene picchiato dall'arcangelo Raffaele, perché desidera ardentemente una donna e ne rovina il futuro. Però facciamo un piccolo passettino indietro e dalla dimensione un pochettino più religiosa e mitologica dobbiamo entrare nella fase più magica e mistica. Nel Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, il demone Asmodeo viene ufficialmente sancito essere il demone della lussuria e il suo avversario principale è San Giovanni. Alcuni demonologi gli assegnano come mese di massima influenza il mese di novembre, altri invece gli assegnano come costellazione la costellazione dell'acquario, che va dal fine gennaio a fine febbraio praticamente. Solo che l'associazione di Asmodeo va precisamente dal 30 gennaio all'8 di febbraio. Puntuale. Ed è qui che viene stabilito essere a capo di 72 legioni infernali e un re dell'inferno sotto il re supremo o imperatore Lucifero, ed è anche il demone che sovrintende al gioco d'azzardo. Una delle descrizioni però più dettagliate del demone Asmodeo arriva solo nel 1818 nel Dictionnaire Infernal, scritto da Colin o Colin de Plancy, dove viene descritto come un signore della lussuria e della distruzione del gioco d'azzardo, associabile delle volte all'angelo della morte Samaele in questo caso. Viene detto in questo libro però che ha servito il re Salomone nel tempio e bla bla bla, ma potrebbe essere in realtà lui il serpente che ha tentato Eva e il vero padre di Caino. E nel libro ci viene fornita anche un'illustrazione di Asmodeo, che però si basa sulla descrizione di Asmodeo che viene dal Pseudomonarchia Demonum di Johan Weyer, dove
Asmodeo ci viene descritto come Sidonai, ovvero Asmodeo, un grande re, forte e potente, che appare con tre teste, la prima quella di un toro, la seconda quella di un uomo e la terza quella di un ariete. Ha una coda di serpente e sputa fiamme dalla sua bocca. Ha piedi come quelli delle anatre e si siede su un drago infernale. Porta con sé una lancia e uno stendardo e di fronte a lui ci sono tutti quanti quelli che sono sotto il potere di Amaimon, quindi ordina e comanda le truppe del demone Amaimon. Ci viene poi spiegato nel testo come è possibile evocarlo e controllarlo, e ci viene riferito che Asmodeo ha nozioni di geometria, aritmetica, astronomia e artigianato. Risponderà, se evocato giustamente, a ogni domanda con sincerità. Ha la possibilità di rendere gli uomini invisibili e può sapere dove si trovano i tesori e li può anche custodire. Governa 72 legioni e si trova tra le legioni per l'appunto di Amaimon. Questa descrizione poi viene ripresa nel libro molto più recente chiamato per l'appunto Ars Goetia, la Clavicula Salomonis, pubblicato nel tardo XIX secolo dalle scuole di magia demoniaca, satanismo per intendere in una maniera un pochettino più esoterico e magico e non solo adorazione del demonio, da S.L. McGregor Mathers, uno dei fondatori dell'ordine ermetico dell'Alba Dorata. Non approfondirò per il momento l'argomento. Nel Goetia, nel Clavicula Salomonis, ovvero nella chiave minore di Salomone, abbiamo la descrizione del sigillo che serve per ammansire e controllare ovviamente il demone Asmodeo, e la sua descrizione, elencato come il 32esimo spirito. Asmodeo o Asmodai è un grande re, forte e potente, appare avere tre teste, di cui una di toro, una di uomo e una di ariete. Ha anche una coda di serpente e dalla sua bocca emette fiumi di fiamme. I suoi piedi sono palmati come quelli delle anatre. Siede su un drago infernale e porta nelle sue mani una lancia e uno stendardo. Lui è il primo e il più scelto tra le forze di Amaimon e va dinanzi agli altri. Viene anche qui descritto il metodo in cui uno si deve mettere le parole che deve dire per evocare il demone, e ci viene specificato che, se evocato correttamente, concede l'anello delle virtù, insegna l'aritmetica, l'astronomia, la geometria e tutto l'artigianato. Per aritmetica e geometria forse un pensierino ce lo potrei pure fare. Può rendere un uomo non invisibile ma invincibile, attenzione, può mostrare dove si trovino i tesori nascosti e li può custodire, è tra le legioni di Amaimon e governa 72 legioni di spiriti inferiori. La cosa simpatica di Asmodeo è che nell'islamismo viene letteralmente umiliato in ogni minima menzione che c'è di lui, dove non viene mai chiamato Asmodeo ma viene chiamato Sasso. Nella Sura, infatti, ci viene detto di quella volta in cui Re Salomone fu sostituito da un corpo poi rinchiuso in un sasso, riferimento al momento in cui Asmodeo aveva preso le sembianze del Re Salomone e poi fu gettato in mare nella forma di sasso. E tale sasso verrà ricordato numerose volte per ricordare il dominio dei santi sui demoni. E nell'islamismo si fa molta attenzione a questa storia per cui c'è un demone rinchiuso in un sasso in fondo al mare. La storia viene spesso celebrata come, per l'appunto, il valore di Re Salomone scelto da Dio, che può controllare spiriti che possono essere demoni o semplicemente jin nella cultura islamica, che corrompono l'uomo. Però c'è anche il sospetto che la storia del rinvenire in mare un oggetto che, se rotto o aperto o scoperchiato, possa liberare un jin, uno spirito, e quindi banalmente la storia di Aladdin e la lampada del genio, potrebbe derivare addirittura da questa usanza, da questa leggenda. Come ultima menzione, però, vi devo fare la menzione della storia di Saker, che significa sasso e che è il nome islamico di Asmodeo, e Bulukiya, un giovane principe ebraico, che alla ricerca del profeta finale, che in questo caso è Maometto, incontrerà Asmodeo vicino a un pozzo che pare essere un pozzo la cui acqua l'ha reso immortale. E qui Asmodeo non farà troppo il cattivo
e rivelerà i piani di Dio circa l'avvento di Maometto, che arriverà, porterà il vero credo, la vera rivelazione, e che porterà poi alla punizione di tutti gli infedeli. Tra l'altro, in questa storia Asmodeo pare raccontare la divisione dei vari livelli del regno degli angeli e dei demoni, quindi comunque rivela dettagli in più. Quindi, signori cari, signori belli, che altro dire di Asmodeo? In realtà poco altro, ci sono altre storie, ma dovrei avervi raccontato l'essenziale, a parte che lui è presente nella classificazione demoniaca di Binsfield, che per l'appunto, come ho detto all'inizio video, divide vari arcidemoni a seconda del loro peccato capitale, e quindi in Helluva Boss, la serie che è ambientata nello stesso universo narrativo di Asbin Hotel, troviamo Asmodeo come demone della lussuria. Lo troviamo come re dei nove inferi in Dungeons and Dragons, ovviamente, nove inferi, nove inferi, chiamate come cavolo vi pare, per favore non rompetemi le scatole. E il suo nome è richiamato anche nell'universo di Diablo, con il nome Asmodan. L'ultima cosa che vi posso ricordare, che va abbastanza di moda ultimamente, perché molti serie e film degli orrori ricordano o reinventano questo evento, nel 1634 a Loudun, nel Regno di Francia, è avvenuto un caso di possessione demoniaca in un convento con suore possedute da demoni, e fra questi demoni il massimo colpevole, a quanto pare, è proprio Asmodeo. Quindi tutte le storie con suore possedute, penso anche The Nun, dovrebbero essere ispirate a questo evento nello specifico. Però ci hanno fatto proprio dei film appositi, e da che mi risulti, anche se non ho visto il film perché vorrei evitarlo, il caso di possessione analizzato è proprio imputato a Asmodeo. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, avendo ricordato un film che probabilmente nessuno di voi ha visto o che nessuno di voi dovrebbe vedere, visto il suo rating ovunque, tutte le recensioni che ha avuto pessime. Spero che questo video vi abbia interessato e vi sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!